Io li lascio andare così, se dicono le... lo so che siamo in onda. Non hai capito. Lo so che siamo in onda, ma almeno si dicevano le parolacce facevano una brutta figura. Franco, parlavamo genovese. Sì. Posso fare una... Certo, Enzo, poi andiamo a parlare anche di altro. Per chiudere un po' il discorso, cioè il fatto che comunque oggi principalmente a tutta la gente, a tutta la stampa, noi parliamo della gomma come se fosse l'unico capo espiatorio. Diciamo che è una percentuale alta, che oggi su quello che succede nel moto mondiale ci sono delle cose che facciamo fatica a capire un po' tutti. E questo parla è per vero. Te, parla per no, te. Aspetta, no, finisco. Noi capiamo. Capisco. No, scherzo. Qui ha ragione lui. No, Carlo è onnisciente. Soprattutto su è onnisciente. Però c'è da dire che, ad esempio, la Honda ha dei problemi anche. Quando metti insieme gomme, elettronica e motore che ha fatto nuovo, ha un po' di problemi, non sono solo le gomme, come la Suzuki ha qualche problema che non sono solo magari le gomme, mentre gli altri sono un po' più avanti. Ecco, perché la Yamaha... dire che è il direttore sportivo? Non ho capito cosa... Aspetta, aspetta. O il manager, no, cosa vorresti dire? Aspetta, posso finire un discorso? Però c'è un problema anche che tu, sull'acquisizione dei dati, quando tu il venerdì e il sabato hai anche i team migliori, ti danno dei risultati, quindi tu hai una gomma, fai il miglior tempo, il secondo tempo, il terzo tempo, io parlo di quelli davanti, non parlo degli altri. Però mi devi spiegare perché la domenica, quando succede qualcosa su queste moto, l'acquisizione date dice che sono state cambiate nella moto solo quei due elementi lì, e la moto ha dei grafici, che noi li vediamo, che impazzisci, cioè quindi c'è qualcosa che non va sulle gomme, perché o sono saltate per aria le forcelle e così non è, oppure succede questo, i grafici diventano matti di colpo. Ecco perché sul discorso che diceva lui di Piro, questo succede che saltano via i pezzi. Cosa te la dà? Ci sono le case, gli ingegneri che lavorano per cercare... No, io parlo dei team che hanno le moto, che si guardano, c'entrano quelli. Ho capito, ma i tecnici... Tecnici di pista non capiscono cosa volete dire, no? Per adeguare la gomma. Non hai capito, non hai capito. Devi farlo più semplice. Dalla sabato alla domenica cambia la moto per quello che hai messo e il grafico te lo dà. Dico, ma come, abbiamo cambiato solo le gomme? Ci ha cambiato anche noi. Cambia la temperatura. Solo le gomme. Ma cambia anche 3 o 4 gradi. Sapete cosa vuol dire? E questo cosa vuol dire? Voglio dire, quindi ci sono i dati che una volta poteva dire, come io e te, ah, c'è la gomma davanti che non va bene, fallata. Ma oggi il dato te lo dà, solo che loro non ti diranno mai, perché loro le gomme le prendono e il risultato forse, ma non te lo diranno mai, ti dicono fra un mese ti diciamo abbiamo testato la gomma, qual è il problema? E che non saprai mai. Ok, Paolo, volevi intervenire? Poi sento... No. Scusa. Se, come diceva lui, se tu metti una media che si alza a temperature di 5 gradi, ma ne bastano 3. Di 3, va bene, tutte le medie in pista dovrebbero saltare, invece ne salta una e le altre no. Ok, comunque no, butto un'altra cosa che... ne stavamo parlando prima in fuori onda. Allora, vabbè, uno è il distacco che comunque c'è stato al Mugello, perché comunque erano tutti in 12, erano molto molto attaccati, sì, perché erano in 8, 9, 10. E poi no, invece un'altra cosa che mi sembrava abbastanza lampante, che dicevamo prima, era delle performance della Ducati nei primi giri della velocità massima. Comunque, non so se la velocità massima, ma penso di sì, che fosse superiore. Ti chiedo scusa, nei primi giri. Anche una domanda a cui lecito assolutamente rispondere, come tutte, però in realtà questa di Gaetano di Modena dice: come avviene la divisione, cioè la consegna delle gomme? Quando le consegnano? Sono a pacchi completi o singola gomma? Adesso lui magari va un po' al modello dettagliante del negozio sotto casa, però in realtà dice: ma come gliele danno ai team le gomme? Chissà esattamente il meccanismo, però non diciamo delle robe tanto per. No, ma il problema è il meccanismo. Il meccanismo lo sa anche Pierotto, lo sa tanti. In tanti che sono di dire. Rispondere, lo facciamo. Allora possiamo rispondere. Il problema è che purtroppo le gomme vengono praticamente organizzate per team e per pilota e consegnate per team e per pilota, quindi sanno già perfettamente quale tipo di gomma va e quale tipo magari di gomma sarà differente o leggermente differente o, come diceva Virginio, con una tela diversa, eccetera eccetera, per ogni pilota. E ovviamente poi dopo ad ogni pilota danno delle particolari. Ora, Marquez, una cosa, il montaggio. Quando aspetta, ha vinto, è caduto tre volte nelle prove e ha vinto un gran premio. Che discorso è? Il montaggio. Allora, come per provare le tre volte che è caduto, che si faceva male e non correva, poi ha vinto gran premio. Come me lo spieghi? Allora, io con le tre gomme raffallate. Abbiamo le immagini del montaggio delle gomme della Michelin, Pasquale, ce le hai? Quelle fatte a Misano.
l'anno scorso, però credo che il montaggio lo effettui la Michelin. Ma certo. Ok, questo qui arrivano già montati. Non è che il team, quindi il team porta i cerchi, tu vai sotto il tendone e dici mi dai tre gomme così. No, ti arrivano le gomme montate sui cerchi e basta, e non puoi fare assolutamente niente. Va bene, concludiamo qua perché ci avete fatto una dose di iper. Grazie Pascal, è proprio questo. Poi si vedono anche i carrelli con le gomme. Franco, le gomme. Scusa, sì. Lascia finire Stefano. Ah, scusa, no, non pensavo di averti interrotto, Stefano. Scusa. No, no, che poi, poi durante la gara, poi, cioè io ho visto chiaramente, è stato abbastanza evidente vedere che nei primi giri tenere la scia delle Ducati non era così facile, anzi, facevano molta fatica. Poi invece andando avanti durante la gara riuscivano a starci un po' meglio. Io ho visto anche delle sbacchettate delle Ducati sia Lorenzo, sì, sì. E secondo me Lorenzo, io arrivo a dire una cosa che a me è parsa abbastanza evidente, dopo quella sbacchettata non è più andato. Secondo infatti, me lui se ne fa. Io è una roba, e lo dico con dispiacere, ma si è spaventato. Perché la stessa sbacchettata l'ha presa anche Dovi, alla Vos. Bravo. Poi è tornato ad andare. Io volevo dire che questa corsa è stata la prova che togliere le alette è stata la cosa più stupida che abbiamo fatto. Perché e non è anche possibile, la Yamaha, come diceva, fanno finire? Come diceva Carlo, anche ecco, perché non è possibile che a 350 all'ora le persone, una moto, se, questo succede solo perché non c'è le alette davanti. Allora, cerchiamolo di studiare in un modo diverso. Ma questo è solo pericoloso. Posso dire Virgilio, vi chiedo scusa? Perché perdi i freni dopo, perché dopo le pizze si aprono e. Ok. Alla... Virgi, se no, se, io non se... è che sia stato io. Abbiamo fatto con Gallina parecchi esperimenti, ma in qualunque pista, Mugello compreso, Le Mans, vecchia maniera, quando c'era il curvone prima della Chapelle, subito dopo i box, curvone da sesta, si arrivava e si decollava, e quindi si cercava di trovare una soluzione per evitare a 300 all'ora di avere la ruota davanti che iniziava a far questo, imbarcando aria sotto la pancia della carenatura, che o pelavi il gas o altrimenti ti ribaltavi, e a quella velocità non è molto raccomandabile. Però io dico, se ritorniamo sull'esamina della Ducati al Mugello, quando la Ducati attaccava la salita, e parlo dal 50 metri dopo il semaforo in poi fino a scollinare, sembrava avesse il post bruciatore inserito, sembrava avesse una marcia in più, sembrava che in quel momento preciso il pilota mettesse la settima, che chiaramente non ha. Però c'è da dire, e ritorniamo a quello che è la possibilità di quel motore, grazie ancora all'ingegner Taglioni, della distribuzione desmodromica. Il non caricare un motore con delle molle pesanti che possano non andare in fibrillazione, ritorniamo sul discorso tecnico, e quindi la Ducati può fare quello solo ed esclusivamente per questa ragione. Quando invece si parla di l'ouvrement, la traduzione italiana sarebbe un ondeggiamento dovuto solo ed esclusivamente all'assetto della macchina, non al fatto che in quel punto lì abbia preso una sbacchettata perché non ci fossero le ali. Non è questo il punto. La moto va comunque già in deportanza con la forma del cupolino. La moto è già in deportanza, per chi ne sa, per chi ne capisce di aerodinamica. Nel momento in cui si va a 300 all'ora, 310, 320, 330, più si va su e più tu sei sensibile a quello che è la tua posizione del corpo, del casco, nel cupolino. Perché se a 300 all'ora tu fai questo fuori dalla sagoma del cupolino, la moto ha improvvisamente uno sbacchettamento. Punto a capo. Sei tu che devi governare come fossi un pilota ex 50 centimetri cubici, 125 centimetri cubici, poter rimanere in carenatura, perché metti fuori un piede storto, metti fuori un gomito, cambia improvvisamente l'aerodinamica e di conseguenza cambia su quello. Immaginiamo un aereo quando un deflettore, i flap lavorano, ma tu una moto da corsa quando sei a 350 all'ora metti fuori un gomito, poi vedi cosa succede, tiri da una parte, non vai via dritto, vai dalla parte. Quello che voglio capire, secondo te l'aletta non ha inciso in questo?
Ma certo, ma non bisogna in questo momento dire è stato un errore tirare via le ali. È un errore. È stato un errore perché stavano diventando in questo momento esagerate. E abbiamo detto, bisognava trovare una soluzione diversa per non toglierle. Però bisognava lasciare. Come giustamente. Ma Gigi, già al tempo delle carenature a campana degli anni 50-60 c'erano le ali sull'MV Augusta. Appunto. Quindi. Io posso dirti che secondo me non c'è mai stato, anche l'anno scorso, quello che tu dici del motore Ducati mi sta bene, è giusto. L'anno scorso andava ancora più forte di quest'anno e ha fatto terzo. Sì, sì. Perché ha vinto una Yamaha e ha vinto una Honda. Sì, lasciamo e avrebbe vinto un'altra Yamaha. Perciò sì, sto dicendo quello che io ti dico, il lasciamo buon lavoro, stare. Il Dovi, no, dove ha vinto la corsa, non è stato nel rettilineo. Non ha fatto secondo, posso dire, non è stato nel rettilineo. No, secondo, perché se fosse il rettilineo l'avrebbe vinta tutti gli anni la Ducati, no? Non è questo. Non è vero, scusate. Sei stato bravo a guidare. Aspetta un attimo. Sai dove? Guarda, fatelo finire, mi alzo in piedi in segno di rispetto per Valentino, però devo dire una cosa, per, come critica a Valentino. Valentino, quei due formidabili o tre ne ha fatti sorpassi dopo, io la chiamo, salita di Mario Fiorentino, dove morì nel 75 Mario Fiorentino, perché le curve dei circuiti io li battezzerei con i piloti che sono mancati e non con l'arrabbiata 1, arrabbiata 2, eccetera. A Tordi e Boscherini facciamo presto. Subito dopo, quando fai la staccata della prima variante, che non so neanche come si chiami, Valentino ha fatto delle cose impossibili, perché passare in quella maniera all'interno curva è in quel punto impossibile. Lui l'ha fatto per ben due volte o tre. Se lì, l'ha anche subito. Se lì Valentino avesse giocato una carta differente nel rimanere nella scia di Dovizioso, nella scia di quello che poteva essere in quel momento il battistrada, e avesse fatto l'attacco finale all'ultimo giro in quel punto preciso dove lui sapeva di poterlo fare, avrebbe vinto la corsa. Ma non ce la faceva fisicamente, era bravo a guidare, non ce la faceva fisicamente. Franco, sì. Non c'entra niente, però a proposito di sorpassi impossibili, Pasini che cosa ha fatto questo weekend? Assolutamente sì. Io sono convinto che Dovizioso la gara per me l'ha vinta in rettilineo, ha guidato molto bene, ma l'ha vinta in rettilineo perché dalla Biondetti arrivare alla Bucina, all'uscita della Bucina, prendeva 20 metri da Vignales. Da lì in fondo al rettilineo gli eravamo davanti. Alla Biondetti, Vignales andava al doppio, non so se. In quel punto lì però Vignales era mostruoso ed era molto più forte di Dovizioso. Poi tutto il resto lo guadagnava in rettilineo. Perciò, tanto di cappello alla gara di Dovizioso, che ha fatto una gara stupenda, però comunque l'ha vinta in rettilineo, perché se non aveva quel motore non so chi è d'accordo, no. Sulle mani veloci, chi è d'accordo con lui? No, chiedi a Carlo, sulle mani chi è d'accordo? Non sono d'accordo. Nessuno è d'accordo. No, non può essere. Va bene, no, è che anche l'ha vinta proprio Virginia. Aspetta, Virginia è d'accordo. No, non parla di voi. C'è uno che dice io ho 290 cavalli, però per andare 290 cavalli faccio fatica in certe piste a buttarla, cioè la potenza in terra. Beh, devo andare con Lora, ce l'ha detto un paio di puntate fa, detto, devo andare con, dice io ho più potenza ma non posso, sì, ma devo fare, fondo non posso andare, devo trasmetterla in terra. Da linea sta cercando, cioè quello che dice lui, poi dopo i piloti fanno la differenza, comunque dice devo cercare di fare una moto per vincere in curva con le alette, visto che io sul dritto sono già messo bene. Ok, vi fermo un attimo, poi parliamo dei protagonisti, anche parliamo di piloti. Di Valentino, Vignales e Lorenzo, i tre diciamo da esaminare in questo Gran Premio in una maniera un po' più approfondita. Torniamo subito.